nasca un grosso gatto, sempre allegro e soddisfatto, con la testa rotondissima. È davvero intelligente, furbo e sorridente, Doraemon the Cat. Chi lo sa come fa a cambiare realtà, da qua e là, quando e come gli va. Doraemon, da qua giù, vola su, là nel cielo più blu, col suo cocktail di bambù. Doraemon, 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 che gatto spaziale, solo tu ci regali dei gadget speciali, ma chissà come mai, quando poi ce li dai, siamo sempre in mezzo a mille guai. Doraemon, 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 sei il gatto ideale, ma il tuo mini padrone è un vero pigrone, sai già che dormirà, niente lo sveglierà, e perciò in ritardo arriverà. Entusiasmante questo campionato di curling, signori. Lo sport soprannominato scacchi sul ghiaccio per le doti di strategia e di tattica che richiede. La squadra giapponese si batte per la medaglia in questo incontro finale che sta per volgere al termine. L'ultimo lancio è decisivo. Coraggio, ragazze! La stone parte! E inizia la scivolata! Sì, bel lancio, va dritto alla bocciata! Scaramentando lontano dalla casa e andando a segnare. Mamma, punto della dimmi vittoria. Caro, non è che per casa devi andare fuori? Sono uscita già per fare la spesa e oggi non devo andare in nessun altro posto. Ma perché me lo domandi, scusa? Ecco, no, dicevo così, tanto per dire, insomma, visto che oggi il tempo è così bello, non potresti fare quattro passi? Figurati, fra poco c'è il salto con gli sci e non posso perdermelo. Ho qui scorte per tutta la giornata. Nobita, che succede? Doraemon! Devi darmi immediatamente un giusto che faccia uscire di casa la mamma! Dimmi perché. Vedi, il fatto è che... Oggi ho intenzione di far visita a ciascuno di voi, quindi avvisate i vostri genitori. Sì, maestro! Nobita! Che c'è? Ricorda di dire a tua madre che oggi vengo a casa vostra. Ho bisogno di parlare con lei dei tuoi brutti voti. Avvertila, mi raccomando. Ecco, hai capito adesso? Anche troppo. E così è per questo che ci tieni tanto che la mamma esca, per non farle incontrare il tuo maestro. Sì, esatto, bravo Doraemon, dammi il ciuschi. No, amico, non c'è un ciuschi adatto e se ci fosse non te lo darei. Ti prego, non puoi farmi questo, devi aiutarmi, dai. Eccomi. Sto arrivando! Oh no, povero me, ormai è la fine! Nobita! Oh, è arrivato il riso! Tutto qui, pensavo che avesse suonato il maestro! Oh, qualcuno può darmi una mano? Ci penso io! Lo scivolifero! Bene, lo accendiamo. Ecco qua. Ora strafina il pavimento. Mamma, spingi delicatamente il pacco verso di me. Bene, ci provo. Oh. Ma come riesci a farlo? Semplice, scivola come nel curling. Come sarebbe a dire? Quando passi sul pavimento o sul terreno questo ciuschi, l'attrito scompare del tutto. Questo fa sì che sia possibile far scivolare anche dei grossi pesi senza la minima fatica. Eh sì, è proprio vero. È bastata una piccola spinta e il pacco è volato dritto contro di te. Già, ma non era tanto piccola. Grazie mille, ragazzi! Purtroppo la mamma non sorriderà ancora per molto. Dopo che avrà parlato con il maestro, le spunteranno le corna e... Le cresceranno le zanne! Ci picchia! Non ci avevo pensato! Questo è il pavimento da cui prima avevo eliminato l'attrito. Aspetta che schiaccio il tasto più... E strofino bene per farlo tornare normale.
Grazie tante. Forse dovevi farlo prima che passassi io. Certo. Ehi, ciao Shizuka. Ehi là, Nobita, ciao. Sai, volevamo andare al parco per giocare a volano, ma purtroppo non siamo neanche potute entrare. Cosa? E come mai? Lo scivolifero! Accidenti! Che guaio! L'auto blocca completamente il passaggio! Entrare è una cosa davvero impossibile! E questo è l'unico ingresso che dà al campo! Come facciamo ad andare a giocare? Ho un'idea! Doraemon, mi daresti lo scivolifero? Oh! Oh, ma certo, hai ragione! Scusa, Nobita, ma che cosa stai facendo? Tranquilla, presto capirai! E adesso Shizuka va dietro la macchina e spingila verso di me! Cosa? Proviamo! Ma come ho fatto? Signora gente! Cosa sei? Parcheggiare qui è vietato, l'auto va multata! Ehi, ma come ha fatto ad arrivare fin qua? Allora, pronti? Via! Lo prendo io! Scusate, ragazze! Quello è il maestro! Mi ero completamente dimenticato della sua visita a casa! Nobita, dai, vieni a giocare! Non posso, ho altro per la testa adesso! Ho un'idea! Senti, Doraemon, potresti tirare fuori il ciuschi di prima? Questo qui? Esatto, proprio questo! Lo posso utilizzare? No, caro! Perché no? Dai, ti prego, solo un momentino! Perché no? Perché tu, Nobita, non lo vuoi usare per niente di buono! Avanti, Doraemon, fidati di me! Ah! Un dorayaki sta venendo giù dal cielo! Sì? Dove? Scusa tanto, non è vero, mi sono sbagliato! Mi hai preso in giro! Aspetta, Nobita! Fermati! Bene, ci siamo! Oh no! Nobita! Vieni qua! Frena! Oh no! È volato via come un palloncino! Ehi, accipicchiolina, è una sensazione davvero fantastica! È partito! Ce la farà? Vai così, bravo! Atterrato perfetto! È al primo posto! Doraemon, sei atterrato anche tu! Chiedo scusa! Molto bene, la ringrazio per il suo tempo! Vediamo un po', ora devo andare da... Nobita! Povero me, che cosa faccio? Idea! Se non sbaglio, a quest'angolo devo girare a sinistra. Accidenti, com'è scivolosa questa strada! Beh, svolterò la sì, prossima. Sì, funziona! Che botta! Ma che cosa sta succedendo? Non riesco a fermarmi! Adesso mi sono stancato! Pronto al balzo!
Sì! Com'è tardi, mi devo sbrigare. Caspita, devo riuscire assolutamente a bloccarlo, presto! Oh no, signor maestro! Come stai, Nobita? Mamma mia, è la fine! È diretto proprio verso casa! Questa volta non la passa liscia. Avrebbe dovuto avvertirmi che oggi c'era la visita del maestro. E inoltre non avrebbe dovuto usare il mio ciuschi nel modo sbagliato. Appena mette piedi a casa gliene canto quattro. Ah, eccoti, Nobita! Nobita! Guarda che faccia scura! Fermatemi, aiuto! Arriva tutti i giorni tardi a scuola, dorme durante le lezioni, si dimentica di fare i compiti, non studia mai, infatti i suoi voti sono pessimi, è sempre distratto, vive con la testa fra le nuvole, non credo proprio. Un sacco di bugie per giustificare tutto. Nobita milionario! Va bene così, ancora un po'. Mi stai facendo male! Hai visto Doraemon? Allora non sta sognando! È proprio vero! Lo zio mi ha dato questa banconota da 10.000 yen! Già, che bella sorpresa! Era nascosta dentro a questo libro a fumetti! Non mi sarei mai aspettato un regalo del genere! Sei proprio fortunato, eh! Vediamo un po' che cosa posso comprarci! Aspetta, aspetta, aspetta! Vediamo un modellino da costruire, l'ultimo capitolo del mio videogioco preferito e una montagna di figurine! Nobita, ricorda che i soldi non si devono sprecare! Sì, vabbè, ma anche non spenderli sarebbe un vero spreco! Di questi tempi, purtroppo, 10.000 yen si spendono in un baleno. Già, hai ragione. I soldi ormai non valgono quasi più nulla. Quando ero giovane, una ciotola di ramen costava al massimo 300 yen. Ah, bei tempi quelli. Ah, è diventato tutto caro. Mio nonno diceva che da piccolo, con un centesimo, poteva andare a comprarsi due caramelle. Incredibile. Questo mi fa pensare a quando circolavano i Sen e i Rin. Tu li hai mai visti? No, mai. Li hanno solo i collezionisti. Hai sentito? Parlavano di Sen e Rin. Tu sai che cosa sono? Certo, sono monete che si usavano una volta. Un Sen è un centesimo di yen. Quindi, per fare uno yen, ce ne vogliono 100. Cosa? E con un Sen compravi due caramelle? Certo! Il Rin, invece, vale un decimo del Sen. Quindi, per fare uno yen, ci vogliono ben 1.000 monete da un Rin. E se potessimo tornare indietro ai tempi del nonno con 10.000 yen? Beh, saremmo milionari, Nobita! Vorrei tanto essere nato a quei tempi! Se così fosse, non potresti avere una banconota da 10.000 yen! Ehi, aspetta un momento! Mi è venuta un'idea grandiosa! Vieni, dai! Cosa vuoi fare? Tira fuori l'esaudifono! Desidero che nel mondo i prezzi si abbassino immediatamente, ma che io abbia comunque a disposizione 10.000 yen. E adesso andiamo a vedere com'è la situazione. Molto bene, compro anche il volume 6. Secondo me stai spendendo troppo. Tu dici, vedremo. 10 fumetti in tutto, fanno 3 Sen e 5 Rin. Per caso sai quanto fa Doraemon? Praticamente un millesimo di 35 yen. Questo vuol dire che... Facile! Che con uno yen potresti comprare ben 285 fumetti! Favoloso! Tenga, 10.000 yen! Una banconota da 10.000? E dove lo trovo il resto? E così non ho potuto comprare neanche un libro. Pazienza! Mi restano sempre il videogioco e il modello da costruire e le figurine! Per questi videogiochi il totale è 1 yen e 30 sen. Bene, tenga! Eh? Ah, 10.000 yen, ma io non ho il resto! Che disdetta, sono milionaria e non riesco a spendere un centesimo!
Quasi quasi conviene tornare ai prezzi normali. E pensare che se mi avessero dato il resto di 10.000 avevo in mente di darti uno yen. Sai che sforzo, soltanto uno yen. Aspetta, con questi prezzi uno yen vale tantissimo. Potrei comperarci 1.000 dorayaki. Novità, presto, andiamo in banca a depositare 10.000 yen e preleviamo quello che ci serve. 1.000 dorayaki, 1.000 dorayaki, 1.000 dorayaki. Ehi, ma perché non me l'hai detto prima? 1.000 dorayaki, 1.000 dorayaki, 1.000 dorayaki, 1.000 dorayaki. Doraemon! Ho depositato i soldi e ho prelevato 2.000 yen. Ecco per te uno yen in 10 biglietti da 10 sen. Evviva, cari dorayaki, sto arrivando! Molto bene, ora vado a spendere fino all'ultima banconota. Oh, taxi! Salve, dove devo portarla? Faccia presto, mi porti al centro commerciale. È proprio la mazza da golf che desideravo. E questo cappottino è veramente delizioso, lo sai. Ti ringrazio, Nobita. Non c'è di che, comunque questo è soltanto un assaggio. Ci sono ancora un sacco di regali per voi in arrivo. Buongiorno, una consegna dai grandi magazzini. Una dal negozio di elettrodomestici. E un mucchio di scatoloni dal supermercato. Perfetto, grazie. Oh, quanta roba, accidenti, ne ho comprata troppa. Dove la metto? Non ci sta in casa. Ho un'idea, ne compro un'altra. Vuoi comprare la mia casa per 1.000 yen? Ci sto. John, ridammelo per favore, è mio. La vuoi smettere per una volta? Lasciami giocare in pace. Non è giusto, voglio giocare io. Sto cadendo. Ci picchia, ci è mancato davvero poco. Oh, e quello cos'è? Ma da dove arriva quel modellino? È veramente grande. Non lo so, non l'ho mai visto prima. D'accordo, ti faccio vedere io come si pilota un aereo. No, ti prego, portalo giù, devi farlo subito atterrare. Guardate, sta precipitando! No! Il mio aeroplanino! Non è possibile! L'avevo appena comperato! Ciao, ragazzi! Guardate qui che meraviglia! Ma questa roba è tutta tua, Nobita! Certamente, costava poco e così l'ho comprata. Se vi va, prendete pure qualcosa! Dici davvero, amico carissimo? Ehi, Gian, da quando è che sei diventato un così caro amico di Nobita? Chiudi quella boccaccia, lasciaci giocare in pace e vai a raccogliere i rottami del tuo modellino da 4 soldi! Bene, dicevamo, carissimo amico! Cattivi, non è giusto! Andatevene! No! Devo scegliere io per primo! Dai, Suneo, non piangere! Ti offro qualcosa di buono da mangiare! Quanti piatti, che meraviglia! Prego, servitevi pure! E guardate che sul carrello ci sono i dolci! Buon appetito! Si mangia! E se desiderate qualcos'altro, non fate complimenti, ve lo compro io! Caspita, Nobita, oggi sei proprio generoso! Attento, se continui a sperperare così finirai nei pasticci! Ti proibisco di criticare il mio amico Nobita, hai capito? Va bene, ma i soldi portano guai! Nobita carissimo, non ti preoccupare, non devi dargli retta. Quello sciocco di Suneo parla solamente per invidia. Su, adesso torniamo a mangiare. Serviti, non essere timido. Sentite, io vado a casa, Suneo mi ha messo un po' d'ansia. Ah, davvero? Vuoi che ti accompagni? No, no, figurati. D'accordo. Naturalmente potete ordinare tutto quello che volete, ci vediamo. Ti ringrazio, amico carissimo. Nobita, i soldi portano guai! Lasciateci in pace, vi abbiamo detto che non abbiamo soldi! Vi prego, signori, andate a casa! Avanti, non fate così! Ormai si è capito perfettamente che siete ricchi! Certo, perché non mettete i risparmi nella nostra banca! E non firmate la nostra assicurazione! Se volete gioielli, ho ottimi prezzi! Oh no, adesso non posso tornare a casa! Ne ho abbastanza, non voglio più essere
desidero che i prezzi tornino come prima. Ma perché? Allora, il libro mi è costato 390 yen e la merenda 133. Ah, mamma mia, che cari! Di questo passo finirò tutti i miei soldi in un batter d'occhio. Vediamo se il resto è giusto. Quanta pazienza! 4, 5, 6, 7 yen! Sì, è giusto! Oh no! Doraemon 1 è finito nel tombino! Non lo trovo! Senti, perché non lasci perdere, Nobita? Che cosa? Stai scherzando, vero? Mi è caduto uno yen e non posso lasciar perdere! Che fai? Vieni subito fuori!